Durante il lockdown purtroppo la malattia non si è fermata, quindi abbiamo dovuto inventare qualcosa di diverso perché non potevamo entrare negli ospedali. Gli ospedali erano tutti chiusi perché, o perlomeno si poteva entrare soltanto per certe patologie. E quindi abbiamo inventato questo concetto dei laboratori online, dove la consulente di bellezza si collega attraverso l'internet con delle partecipanti che sono a casa, a cui abbiamo fatto pervenire la nostra borsa di prodotti e le fa passare, fa passare a queste signore tutti i 13 step del nostro protocollo di trucco, partendo dalla detersione e arrivando al tocco finale, che è il rossetto. È un metodo alternativo, non necessariamente sostituirà i laboratori in presenza quando potremo ricominciare, ma ci ha dato la possibilità di sostenere comunque le persone che volevano partecipare. La Forza Sorriso è una onlus che si occupa di sostenere le donne che affrontano il cancro, quindi è estremamente importante diffondere il messaggio della nostra mission. Ed è per questo che oggi vogliamo sensibilizzare le istituzioni, soprattutto dell'importanza del nostro progetto. E la partecipazione degli esperti del settore è importante per dare ancora più credibilità al nostro progetto. In questi 14 anni di attività ci sono state più di 18.000 donne che hanno partecipato ai nostri laboratori. E con una grande soddisfazione, devo dire, perché dai questionari che riempiono la fine del laboratorio c'è un gradimento del 99,4%, che è altissimo.